Ben ritrovati cattoliche dintorni. Il ruolo dei periodici nella formazione dei giovani tra il fascismo e gli anni 60. Qual è stato il loro contributo? Lo abbiamo chiesto ad alcuni studiosi che si sono riuniti in Cattolica. Vediamo insieme il servizio. Professor Giorgio Vecchio, oggi in occasione del convegno Educare i Giovani Italiani si presenta il suo volume L'Italia del Vittorioso. Come è nata l'idea di scrivere questo libro? Ma l'idea è nata in seno all'editrice AVE, che è la casa editrice dell'Azione Cattolica Italiana e è stata l'editrice del Vittorioso. Per celebrare i suoi 75 anni di vita mi hanno proposto di far qualcosa indefinito sul Vittorioso. Lavorando sul giornale, sui testi, siamo arrivati poi a fare qualcosa di più impegnativo rispetto al progetto iniziale, però ne siamo stati soddisfatti. L'importanza è notevolissima perché il settimanale, il Vittorioso, rivolto a un pubblico di ragazzi non dichiaratamente cattolici, quindi c'era poco di confessionalismo, poco di parte strettamente religiosa. Vuole essere però un giornalino educativo attraverso i fumetti. Già questo era una rivoluzione. Vittorioso ha giocato tutte le sue carte sul fumetto e in questo distinguendosi dal Corriere dei Piccoli. Ecco, e il fumetto serviva per proporre sì storie di avventura, di western, di fantascienza e via dicendo, ma anche per proporre storie appunto sempre in qualche modo educative. Professoressa Sabrina Fava, oltre a Il Vittorioso c'era un altro importantissimo giornalino intitolato Corriere dei Piccoli. Quali erano le maggiori differenze tra i due? Le differenze più importanti sono che mentre il Corriere dei Piccoli, che ha introdotto il fumetto in Italia, però prosegue per lungo tempo a utilizzare i versi ottonari esterni all'immagine, il Vittorioso inserisce subito il balloon, che peraltro era già presente in altre riviste degli anni 30. Questo coraggio che ha avuto il Vittorioso ha permesso di anticipare alcuni passaggi successivi e di avere un vantaggio anche sul Corriere dei Piccoli da questo punto di vista, vantaggio che si vedrà negli anni 50 quando il Vittorioso sarà al massimo del proprio splendore, gli anni cosiddetti d'oro del Vittorioso. Oggi si fa fatica a promuovere un giornalismo per ragazzi che possa essere vagamente paragonato a quello appunto di un Corriere dei Piccoli, di un Vittorioso, di altri giornalini come è stato il Giornalino della Domenica all'inizio del Novecento. Forse oggi bisognerebbe reinventare delle altre modalità perché comunque c'è una crisi della carta stampata e a maggior ragione la crisi investe un settore di nicchia come quello della pubblicistica per ragazzi dove gli investimenti sono ancora più scarsi. E ora andiamo insieme a conoscere un nuovo gruppo di studenti che si è riunito per promuovere l'interculturalità. L'Università Cattolica qui la sede di Brescia si è formato un nuovo gruppo composto da voi studenti, si chiama Ethnicat, che cos'è esattamente? Sì, Ethnicat è un gruppo che si è composto più o meno da alcuni mesi, da febbraio, e siamo arrivati a 14 incontri più o meno, incontri settimanali. È nato dall'esigenza di alcuni studenti di creare qualcosa in università, qualcosa di nuovo che andasse oltre le lezioni, lo studio e qualcosa anche di divertente, che possa informare, che possa coinvolgere un po' tutti gli studenti del mondo accademico ma anche la cittadinanza bresciana. E in particolare è nata l'esigenza di creare qualcosa che abbia un tema appunto interculturale. Wiki, Ethnicat finora che cosa ha organizzato per gli studenti dell'università? Allora, noi finora abbiamo organizzato un paio di incontri dove ci siamo incontrati con gli altri ragazzi. Abbiamo organizzato dei incontri, per esempio abbiamo fatto una festa per unirci tutti insieme con i filmati che riguardano il tema della cittadinanza, il tema del discorso multiculturale.
Per adesso abbiamo anche il programma di cercare di organizzare i temi che riguardano interculturalità e cercheremo di fare in una maniera in cui possiamo anche organizzare discorsi di lingua dove si potrebbe anche insegnare o imparare le lingue insieme. E in più stiamo organizzando come possiamo fare dei temi che riguardano dibattiti interessanti che potrebbero interessare gli studenti. Jennifer, avete un sito dove vi può trovare la gente interessata? Noi abbiamo la nostra pagina Facebook, appunto digitate Etnicat e grande C grande, e abbiamo anche una mail che si chiama etnicat@gmail.com e abbiamo anche un numero di cellulare che troverete anche nella locandina sulla nostra pagina Facebook, appunto del convegno del 31 maggio. Che cos'è il convegno del 31 maggio? Allora, giovedì 31 maggio dalle 2:30 alle 5:30 qua in Università Cattolica La Sala della Gloria stiamo organizzando un convegno che tratterà di seconde generazioni, sono appunto i figli degli immigrati, diritto di cittadinanza e del lavoro. In tutto il convegno durerà 3 ore, quindi è una cosa anche leggera. A seguito del convegno parlerà la sociologa Elena Besozzi, che è appunto una docente dell'Università Cattolica, e parlerà il dirigente della CGIL, Driss Ennia. In seguito si aprirà un dibattito appunto su questo tema che speriamo che sia abbastanza movimentato, perché ci tocca comunque abbastanza direttamente. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole, che quest'oggi è dedicata alla dislessia. La dislessia è una difficoltà specifica che si riferisce all'abilità di leggere in modo accurato ed è spesso accompagnata da altre disabilità, come la disgrafia, la disortografia e la discalculia. La puntata di quest'oggi è dedicata a questo disturbo dell'apprendimento, con 3 splendidi libri. Il primo di cui parliamo si intitola Come una macchia di cioccolato. È molto bello e interessante, anche se per qualcuno potrebbe apparire leggermente tecnico. Il titolo spiega come 2 dei ragazzi intervistati vedono la dislessia come una macchia di cioccolato, ma ognuno di loro ha dato una motivazione diversa. La dislessia per uno è vista come una macchia di cioccolato che impregna le parole e rende difficile la lettura. Per l'altro invece è una macchia di cioccolato che però con tenacia e impegno può rendersi meno visibile. Un libro molto interessante che non si rivolge solo ai genitori dei bambini dislessici, ma anche a tutti coloro che sono interessati a questa disabilità dell'apprendimento e vogliono capire come funziona e aiutare gli altri. Questa è Come una macchia di cioccolato di Roberta Donini e Federica Brembati. Anche il famoso scrittore Daniel Pennac è stato un bambino con alcuni disturbi dell'apprendimento, un'infanzia caratterizzata da difficoltà di memorizzazione e di assimilazione di concetti. In questo libro Pennac affronta il tema della scuola, non dal punto di vista dei genitori o degli insegnanti, ma dal punto di vista degli alunni, e in particolar modo dei somari. Anche l'autore, un ex fannullone, analizza questa figura, dandole il giusto riconoscimento e nobiltà. Questo è Diario di scuola di Daniel Pennac. Il libro di cui parliamo è molto speciale perché è scritto da un ragazzo della nostra città che ha deciso di raccontare in questo libro la sua vita e i suoi problemi di dislessia, per spiegare a tutti che cosa sia questa disabilità e in che modo si possono aiutare le persone dislessiche. In questo libro l'autore si fa portavoce di tutti quei bambini e ragazzi dislessici che vogliono spiegare al mondo intero che cosa sia questo disturbo dell'apprendimento e in che modo vorrebbero ricevere aiuto.
Una storia molto interessante pubblicata da una casa editrice, Il Milograno, che è una cooperativa che lavora per e con persone svantaggiate. Questa è Dislessia di Francesco Vertua. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCut. Grazie per essere stati con noi.